Ciao a tutti. Allora, io per l'iniziativa Il gioco dell'epidemia vi leggerò un brano di Samuel Beckett da Giorni Felici. Questo sarà stato un giorno felice. Ancora, Willy, ancora. Visti, prego, Willy. No. Non vuoi farlo? Beh, è molto comprensibile. Molto comprensibile. Non si può cantare solo per far piacere a qualcuno, per quanto gli si voglia bene, no? Il canto deve nascere dal cuore, questo che dico sempre. Sgorgare dai precordi, come il tordo. Quante volte mi sono detta nelle ore più tragiche: canta ora, Winnie, canta la tua canzone, non c'è altro da fare. E non lo facevo. Non potevo farlo. No, non come il tordo o l'uccello del mattino, senza idea di giovare a sé e agli altri. E adesso? Strana sensazione che qualcuno mi stia guardando. Sono nitida, poi sfocata, poi spenta. E poi di nuovo sfocata, poi nitida e così via, avanti e indietro, entrando e uscendo dall'occhio di qualcuno. Strano. Qui tutto è strano. Qualcosa mi dice: smetti di parlare ora, Winnie, per un minuto. Non sperperare tutta la tua provvista quotidiana di parole. Smetti di parlare e fa qualcosa, tanto per cambiare. Coraggio! Fate qualcosa! Che artigli. Mi viene a galla nei miei pensieri un certo signor Schauer. Un certo signor Schauer e forse anche una signora Schauer. Si tengono per mano. Deve essere la sua fidanzata, piuttosto. O magari soltanto un'innamorata. Molto friabili oggi. Shower, shower. Ti dice niente questo nome, Willy? Non evoca per te qualche realtà, voglio dire. Non rispondere se non ti senti all'altezza, hai già fatto più del tuo dovere oggi. Cominciano ad andare meglio. Tieniti sempre in ordine, Winnie. È questo che mi dico sempre. Qualsiasi cosa accada, tieniti sempre in ordine. Sì, shower. Oh, cooker. Forse dovrei dire cooker. Cooker, Willy. Non ti ricorda niente il nome cooker? Cooker, Willy. Non ti suggerisce niente il nome cooker. Questa? Beh, non hai un fazzoletto, caro? Un po' di delicatezza. Willy, non vorrai mangiarlo? Sputalo, caro, sputalo! Beh, in fondo è una cosa naturale. Umana. Cosa si deve fare tutto il giorno, un giorno dopo l'altro? Il vecchio stile. Beh, comunque, e quest'uomo, questo shower o cooker, non importa, e la donna, tenendosi per mano, nell'altra mano delle valigie. Specie di grosse borse marroni, in piedi davanti a me, a guardarmi con la bocca aperta. E finalmente questo shower o cooker, comunque finiva per air. Che sta facendo questa? Dice. Che diavolo fa questa? Dice. Piantata fino alle tette in questa terra merdosa.
Un tipo volgare. Che significa, dice? Che significato ha? E via di questo passo. Un altro bel po' di chiacchiere come queste, solita sbavata. Mi senti, dice? Sì che ti sento, dice lei. E che Dio mi aiuti. Che vuol dire, dice lui, Dio mi aiuti. E tu, dice lei, che cosa significhi tu? Dice, che significato hai? Solo perché sei ancora sui tuoi piedi piatti col tuo vecchio saccone pieno di immondizie in scatole e biancheria di ricambio a trascinarmi così avanti e indietro in questo merdoso deserto. Una donna volgare, degna compagna. Molla questa mano e crepa, per Dio, dice lei, crepa! Perché non la scava fuori, dice lui, alludendo a te, caro. A che cosa gli serve una donna in queste condizioni? A che cosa serve lui a lei in queste condizioni? E via di questo passo, solita pappa. Bene, dice lei, abbi un po' di cuore, per amor di Dio. Ora la scavo fuori, dice lui. La scavo fuori. Non ha senso che resti così. La scavi fuori con che cosa? Dice lei. La scavo fuori con le mani, dice lui. Dovevano essere marito e moglie. Volto gli occhi e vedo che si allontanano. Tenendosi per mano e le valigie, piccoli piccoli, poi più niente. Gli ultimi esseri umani a capitare da queste parti.